disordine, come ha fatto notare stamattina anche Sergio Rizzo su Repubblica, è davvero mastodontico, e quindi lui l'ha paragonato addirittura al quarto stato. Quarto stato è un celeberrimo dipinto di Bellizza da Volpedo che rappresenta, diciamo, le masse che fanno irruzione nella storia, il quarto stato, il proletariato. Che dico d'arte. Ora, la postura è similare, solo che quelli intorno sono tutti uomini della sicurezza, alcuni indirizzi in borghese, costretti a assecondare questa demagogia. Vale, però, se avesse preso, mi faccia finire, anche un'automobile... Voi siete stati nel ghetto costituzionale per tantissimi decenni e poi siete andati al potere. Allora, il fatto deve fare la difesa... Le pagliette e le donnine. Allora, no? Fabrizio D'Esposito, Fatto Quotidiano, che c'è sempre da solo. Battuta, però non posso parlare. Hanno governato il paese per 25 anni. Allora, ma io sto dicendo un'altra cosa, se può rimettere l'immagine. Allora, questi hanno detto, uno vale uno, siamo semplici, andiamo in autobus. Dopodiché, io paragono il quarto stato, il proletariato che soffre, con questi cialtroni che vanno a piedi circondati da 100 poliziotti e carabinieri. Allora, cialtroni è una è perché quello devo che voi eravate l'alternativa al sistema. Vabbè, allora, è il fascismo del 2000, si è definito a difendere quello che voglio dire io è che... No, ma non so difendere. Lei che ha fustigato i costumi sociali, fustighi questa demagogia, no? Nella sua oggettività è bello. Vabbè. Però ricordiamoci storia veniamo. Ma che c'è? Tutti coloro che affrontano il potere hanno una metamorfosi. Allora, scusi, siamo d'accordo. Però voi vi siete dimenticati che cosa si fa. Proviamo a non litigare. Ma un'immagine del genere di uno che fa il buffone sull'autobus con 100 tra carabinieri e poliziotti è una cosa ridicola che spiega alle persone. Non dica, non si epitetti, non usi la parola buffone, Gaspari. Proviamo a fare un ragionamento un po' più ragionevole. Un ragionamento di buon senso. Stamattina ho letto un pezzo di Sergio Rizzo su Repubblica che mi ha colpito, perché è un pezzo di buon senso. Rizzo invita il presidente Fico a ragionare sulla sua abitudine di camminare a piedi, perché in un paese come il nostro, se il presidente della Camera decide di camminare a piedi, come dire, scomoda una quantità di forze dell'ordine grande. Quindi forse se lui prende una macchina blu, dato che ce le abbiamo già, le paghiamo, e va al Quirinale con la macchina blu, risparmiamo un sacco di lavoro a lavoratori, a poliziotti che possono fare cose più utili. Questo è tutto. Poi questo è Beppe Grillo, perché stamattina Rizzo ricorda che Beppe Grillo, in un suo post all'epoca del governo Monti, aveva detto questo: quanti sono gli uomini della scorta di Monti? Perché Monti prendeva anche lui il treno, aveva il Lodre ed era molto sobrio. E anche lì Beppe Grillo aveva detto che c'era una contraddizione in questa sobrietà. Proviamo a fare delle cose ragionevoli. Oh, bravo, lo dica a gran figo Grillo, no? Non solo Mirta, a Monti. Io Fabrizio, il punto che colgo in quello che dice Gaspari, cioè anche a me danno fastidio queste esibizioni, diciamo, simboliche a uso e consumo di un certo populismo che grida tutti i giorni contro la casta, perché non per fare il benaltrista, ma dire che i problemi sono ben altri. Semmai a Gaspari il contesto, la metamorfosi di chi va al potere, che è un passaggio che attacca anche a loro. Ma riguarda quando Gaspari mette giustamente, fa tutte le battute che vuole, un grandissimo battutista, e mette il quarto stato, nulla osta, però loro che sono stati, Gaspari viene dal movimento sociale, allora, hanno fatto le alternative al sistema, appunto, mai allora, con la DC, mai con, sono finiti con Berlusconi, sono finiti sono a fare caderina per con Berlusconi, in discoteca, con le donne, scusatemi, il problema è che loro hanno fatto una demagogia anticasta e oggi sarebbe più serio, come ha detto Rizzo, prenditi una macchina e non mobiliti 100 persone, allora, e la macchina ce ne vanno due, chiedo ancora un istante di pazienza al mio...